Pace e bene, oggi vorrei raccontarti una storia tanto cara anche a Padre Pio, che può aiutarci ad affrontare questo momento storico della quarantena. Quando io ero piccolo, mia madre era solita cucire tanto. Io mi sedevo vicino a lei e le chiedevo cosa stesse facendo. Lei mi rispondeva che stava ricamando. Osservavo il lavoro di mia madre da un punto di vista più basso rispetto a dove stava seduta lei, così che ogni volta mi lamentavo, dicendole che dal mio punto di vista ciò che stava facendo mi sembrava molto confuso. Lei mi sorrideva, guardava verso il basso e gentilmente mi diceva: «Figlio mio, vai a giocare fuori un po'. Quando avrò terminato il mio ricamo, ti metterò sul mio grembo e ti lascerò guardare dalla mia posizione». Mi domandavo perché utilizzasse fili di colore scuro frammisti a quelli di colore chiaro. Mi sembrava tutto così disordinato visto da dove stavo io. Alcuni minuti dopo sentivo poi la voce di mia madre che mi diceva: «Figlio mio, vieni qua e siediti accanto a me». Io lo facevo immediatamente e mi sorprendevo ed emozionavo al vedere i bei fiori o il bel tramonto o il meraviglioso paesaggio nel ricamo. Non riuscivo a crederci, da sotto si vedeva così confuso. Allora mia madre mi diceva: «Figlio mio, di sotto si vedeva confuso e disordinato, ma non ti rendevi conto di quale fosse il progetto che io portavo avanti? C'era un disegno, io lo stavo realizzando. Adesso guardalo dalla mia posizione e comprendi ciò che stavo facendo». Morale della storia. Tante volte nella vita tutto non è chiaro, e specie nei momenti dolorosi chiediamo a Dio perché. Ci sembra tutto confuso, pensiamo quasi che gli sia sfuggita la situazione di mano, ma in realtà non è così. Dio sa scrivere dritto anche nelle nostre righe storte e porta avanti un progetto d'amore. Ai nostri tanti perché, lui in fondo risponde con una controdomanda: ti fidi di me? In fondo, miei cari, non è sapere tutti perché che infonde pace all'anima, ma vivere in relazione con Dio, fidandoci di Lui, facendo bene il nostro dovere. Potremmo dire facendo bene il bene. Entriamo in questo giorno con una gioiosa certezza. Dio vede più lontano di noi e si serve di tutto per portare avanti un disegno d'amore più grande. Man mano comprenderemo, di certo, quando con Lui saremo. Che il buon Dio ti benedica.